Mi ha molto aiutato il fatto che oggettivamente ho ricevuto una quantità di messaggi e di mail di incoraggiamento che se hai dei dubbi e al momento ti possono venire te li fai passare. E sarebbe dai responsabili non impegnarsi, visto appunto la responsabilità che ho e l'affetto che mi circonda. Ieri poi, tornando a casa, la prima cosa che ho visto in casa, ho la libreria proprio quasi di fronte all'ingresso, e ho visto la Legion d'Honneur, che è la principale onorificenza che i francesi danno, che è mandato per Expo. Ho pensato che la vita è veramente paradossale. Detto ciò, andiamo avanti con fiducia. Lunedì riferirò in consiglio comunale, non è che poi abbia da raccontare molto di più, perché finché non leggeremo il dispositivo non so cosa dire di più, ma mi sembra giusto riferire ai rappresentanti dei milanesi e soprattutto confermare che, per come sono fatto io, se solo immaginassi che di non avere l'energia e la motivazione per fare il difficile lavoro che faccio, mollerei all'istante, ma ce l'ho, per cui andrò avanti. Questo credo che lo suggeriranno gli avvocati, cosa fare, la strategia, ma ripeto, quello che dice il mio avvocato è che prima bisogna leggere il dispositivo, perché se non si legge il dispositivo è difficile fare alcuna riflessione. Ma il ricorso in appello ci sarà comunque? Ma quello penso proprio di sì, quello penso proprio di sì. Poi nelle forme, in che modo, però ripeto, l'avvocato Scuto mi ha detto leggiamo il dispositivo, da quello che mi ha detto ci sono 90 giorni per il deposito del dispositivo, quindi aspettiamo pazientemente e leggiamo, però non è che io sono lì in ansia, ormai gli effetti li ha prodotti, ieri su me li ha prodotti in maniera molto pesante, ma rimane il fatto che ho una responsabilità con i milanesi e quindi non sono tipo che quando c'è da lottare si tira indietro. D'altro canto la mia vita, come tutte le vite, forse più di tanti altri, è fatta di vittorie, di successi, di momenti difficili, che si va avanti. Secondo lei questa sentenza ha un sapore politico? No, io credo che sia un giudizio che hanno dato. Le sentenze si rispettano, non si contestano, e io non la contesterò e mai esprimerò il mio giudizio rispetto appunto alla qualità della sentenza una volta che avrò letto le carte, come si può fare in democrazia, si può dire la propria, però né mi attacco all'idea, che mi sembra un po' semplificativa, di è un tema politico, né rischio di non rispettare le sentenze. Quindi sono amareggiatissimo, ma sono profondamente rispettoso della sentenza. I 5 Stelle sono purtroppo ormai non ci sorprendono più, è questa qualità politica di persone che sembrano non avere tutta questa capacità e responsabilità, per cui francamente non sono una sorpresa. Salvini, che ho visto arrivare adesso, quindi immagino che sia il suo turno, certamente quando c'è da ringraziarlo lo ringrazio e credo che abbia fatto una manifestazione di buon senso. La sua candidatura è presto a pensarci. È chiaro che ieri al primo momento non ti può non venire l'idea di dire adesso basta, ma poi vai avanti. Ieri il suo avvocato aveva detto che l'hanno tutto coraggio così a prendere parte al processo, ma era un po' un'indicazione verso qualcun altro che non si è fatto passare. No, non c'era nessuna indicazione, preferivo avere la mia faccia, certamente metterli la mia faccia, certamente riguardandomi in televisione, vedendo la mia faccia nel momento della lettura della sentenza, mi sono fatto un po' paura.